Intervento dei vigili del fuoco di Castellamonte Ivrea e della Croce Bianca del Canavese, oggi sabato 12 gennaio intorno alle 16.30 in Verduino Quarnier. L'allarme è scattato per una presunta intossicazione da monossido. Due ragazzi che si trovavano in un'abitazione si sono sentiti male. Soccorsi dai sanitari della Croce Bianca sono stati trasportati all'ospedale di Quarnier per controlli. Secondo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco, nell'alloggio non è stata riscontrata la presenza di monossido, accertamenti in corso.